dirvi come sto. Ecco, in sintesi, come avevo preannunciato ieri, ho preso qualche caramella per poter parlare ieri e anche ritardare quello che era in corso perché non ho bevuto nulla, ma cioè, l'unica differenza è che ieri ero 74, oggi ero 77, 73, vedete, va bene? Allora, poi sono ancora di testa perché non posso, ma voi non vorreste sospendere. Ma nella non violenza c'è qualcosa di preciso. Mai noi usiamo la non violenza per costringere il potere a fare cose anche se giustissime che appartengono a noi. No, noi possiamo fare questo per sperare, ecco perché veni creato lo Spiritus, che lo Spirito nostro raggiunga questi uomini del potere perché si decidano a rispettare la loro legge, i loro impegni, i loro imperativi categorici, non essere più per vigliaccheria, parsimonia, non so che cosa, essere costretti ad insistere nella flagranza reale, gli reati immondi da poter essere condannati dalla giurisdizione europea. Magari sarebbe bene ascoltarsi, perché così magari il Presidente della Repubblica, responsabile, potrebbe essere solo giudicato e non magari arrestato dalle forze internazionali per interrompere la flagranza criminale dell'Italia. Allora, avete capito quindi? Noi adesso siamo qui, se smetto, no, io trasmetto per tutti voi. Oh, ma voi gli hashtag, ma dove, come vi è venuto in mente? Pannella, quello là, eccetera, e tutto quanto state girando pro contro e mi date una mano, io sto con Marco, ma Marco sta con i carcerati, stanno con voi avete fatto, fate il miracolo voi di capirlo e quindi andiamo avanti.